dovremmo creare una sorta di Erasmus italiano, cioè garantire una mobilità degli studenti dal sud al nord o dal nord al sud, dando una doppia qualificazione, facendo in modo che gli atenei coordinino le loro offerte formative e gli studenti si possano trasferire. Tutto questo naturalmente accompagnato a borse di studio e residenze universitarie, che noi stiamo già implementando. Abbiamo messo 500 milioni sulle borse di studio, 300 milioni sulle residenze universitarie, e continueremo a farlo. La mobilità deve essere anche in questo caso sostenibile, cioè bisogna che gli studenti che non possono permettersi un ciclo di studi fuori dalla loro regione di residenza siano supportati. Erasmus italiano è secondo me l'unico modo per poter drenare, non eliminare, eliminare è difficile, però per poter drenare questo gap tra il nord e il sud. Quando sarà? Perché sarà, la notizia è che si aprirà il corso di laurea in medicina e chirurgia, sarà grazie alla conferenza dei rettori delle università italiane, presieduta proprio dal magnifico rettore Salvatore Cuzzocrea, grazie alla conferenza Stato-Regioni, grazie a tutti gli esperti che hanno collaborato con noi per definire i fabbisogni, perché noi apriremo in maniera sostenibile, non apriamo in maniera discriminata lasciando al margine della via dei disoccupati, e soprattutto creeremo un contatto tra l'apertura al corso di medicina e chirurgia e le scuole di specializzazione, cercando di valorizzare quelle che sono meno opzionate in questa fase, dare incentivi per consentire agli studenti di coprirle tutte. Insomma, non vogliamo aprire loro la porta alla facoltà di medicina e poi chiuderla sulle specialità, non sarebbe onesto. È un'apertura sostenibile, compatibile con i bisogni del mercato, non oggi ma da qui a 10 anni, perché gli studenti che facciamo entrare adesso saranno i laureati tra 6, 7, 8 anni e i professionisti tra 10 anni. Quelle che stiamo facendo sono soprattutto una valorizzazione del ruolo dei ricercatori per fare in modo che non solo rimangano in Italia, questo è importante, ma possano scegliere, che è esattamente quello che mi chiedono tutti gli studenti a ogni inaugurazione di anno accademico. I ricercatori devono creare le condizioni, se vogliono, per studiare all'estero, ibridarsi all'estero, aumentare i propri saperi e tornare, se vogliono tornare. Questa è la prima condizione per valorizzare l'internazionalizzazione, che è l'essenza della crescita dei fattori di impatto dell'università. Ma noi dobbiamo creare le condizioni perché possano tornare, quella è la cosa importante. Il problema non è tanto e solo andare all'estero, il problema è se sono costretti a rimanere all'estero loro malgrado. Noi dobbiamo creare le condizioni per farli tornare.